Buongiorno cari e benvenuti in questo nuovo video. Mattinatuccia per noi che stamattina abbiamo cercato di prendere il treno delle 10.45 per Cordoba e non ci siamo riusciti perché non era completo, non era possibile prendere il biglietto, quindi siamo andati alla tachiglia per prendere quello delle 11.45 e era pieno anche quello, quindi dobbiamo aspettare le 12.50 adesso che sono le 10.50 per prendere il prossimo treno per Cordoba. Nel frattempo ci facciamo un giro al Corte Inglese, che è la catena più grossa di centri commerciali dentro le città che c'è in Spagna. C'è marmo? Sì. E legno? Sì, e ascia. C'è molta passione per il legno. Te lo lavi, si scolda. Questo è pulito, vabbè. L'agenzia di viaggi. Ti vendono anche il prosciutto di plastica. Così compri il prosciutto. Noi ci mettiamo la pressa. Quello è tutto marmo invece. Fabro. Sì, questo è un tavolo. La vendono così qui. Il muletto lo porti a casa. Al centro nel muro vediamo e anche qui un solo pezzo di pane, 800 grissini e tutto incartato, completamente incartato. Ma questa passione per il grissino? No, il grissino deve essere una cosa che da noi anni 80, finito negli anni 90. Polpette della nonna al brodo, praticamente sono canneri di Cordoba. Grazie. Una raffionciola. Maionese e patatas bravi. Buono? Tipo un brodo di pollo. Polpette di pollo e un brodo di pollo. E i calamari fritti. Insomma, alla fine ci hanno presentato un conto di 28 euro, che non è male, ma non è neanche benissimo per la Spagna. Colpa nostra, abbiamo preso roba un po' troppo pesante, che con questo caldo non va tantissimo bene, se non altro camminiamo parecchio. Ad ogni modo, adesso siamo in Plaza de la Corredera, che è una delle piazze principali di Cordoba, e effettivamente è vero quello che si dice, che assomiglia un po' a Plaza Mayor, che è a Madrid. Siamo passati da un centro città super cittadino, super moderno, a questo che sembra un paesino praticamente, è il centro antico e non c'è nessuno per strada. Mentre cioè, poco fa dove eravamo a pranzo, e parlo a bassa voce perché c'è anche un gran silenzio, e dove eravamo a pranzo era città, cioè era simile a Siviglia, quindi gente, macchine, casino, musica. Infatti ci sono alcuni turisti seduti qui, tipo in contemplazione.
Padova si svolge una speciale festa che è dedicata ai prati e ai giardini fioriti. Arrivati nel giardino della meschita. Siamo nel patio degli aranci. Patio degli aranci. Vediamo. Che caldo che fa oggi, che caldo. Comunque, il ponte romanico di Granada è stato costruito nel primo secolo avanti Cristo. È lungo 247 metri, è composto da 16 arcate, anche se una volta era composto da 17. Pare che sostituisse un antico ponte che prima però era di legno ed è stato reso pedonale, interamente pedonale, nel 2004. Fino ad allora, pensate, ci passavano le macchine. Per sfuggire al caldo, ma anche perché è un posto bellissimo, siamo entrati nella meschita di Cordoba. Praticamente ha una storia assurda questo posto. Inizialmente nel 700, intorno al 700 d.C. questa era una basilica. Poi a metà del 700 d.C. è arrivata la dominazione araba che ha conquistato Cordoba. E inizialmente accanto ci hanno costruito una moschea e le due strutture hanno convissuto per un po' di anni. Poi, siccome il luogo gli sembrava un po' troppo affollato, i musulmani hanno deciso di tirare giù la basilica e di unire tutto e fare un'unica moschea. E è diventata una moschea gigantesca che è stata poi ha avuto dei lavori di ingrandimento per ben 11 volte, finché poi i cristiani hanno riconquistato, che non l'hanno digerita, hanno riconquistato di nuovo Cordoba e poi è diventata la cattedrale che è oggi. Ci sono tipo 800 e passa più di 800 colonne e 11 navate. E direi che per oggi il momento Wikipedia da 4 soldi l'abbiamo fatto. Le caratteristiche di una moschea, cioè tutto l'intorno è una moschea e poi c'è quella parte centrale là che risale al 1500 che è una chiesa, ma tutto il resto, tutte queste colonne, questa struttura bella piatta fatta apposta, no, per i tappeti, per pregare, è ovviamente musulmana, è una mescolanza che io non ho mai visto in nessun altro posto del mondo, non che abbia girato troppo. Comunque amici, spero che anche questo video vi sia piaciuto, nel caso fatemelo sapere mettendo mi piace col pollice in su, iscrivetevi al canale Guido sulla Fuga.
iscrivetevi e commentate se avete qualcosa da chiedere o volete sapere qualcosa su Cordoba o su Siviglia, su quello che è. Vi ricordo che ho anche un profilo Instagram che è appunto Guido sulla Fipili, dove potete vedere le foto di questo viaggio. Domani vado a Jerez de la Frontera, che è l'ultima tappa di questo viaggio in Spagna, o meglio in Andalusia, e dopo si torna a casa. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!